Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Vi do il benvenuto a questa nuova trasmissione che si chiama Flash Giovani Live, la nuova trasmissione di Flash Giovani, il portale del Comune di Bologna dedicato ai giovani. Io sono Serena, il nostro ufficio Flash Giovani si arricchisce della presenza di giovani tirocinanti curriculari ed extracurriculari e anche della presenza di giovani volontari del Servizio Civile Europeo. Attraverso la collaborazione preziosissima di questi ragazzi confezioniamo degli articoli e dei servizi e cerchiamo di parlare di giovani con i giovani, quindi attraverso il loro sguardo e cercando di coinvolgere il più possibile i giovani senza parlare di loro, ma con loro. Questa trasmissione vuole essere anche un viaggio attraverso quelli che sono i servizi e le opportunità che la città di Bologna offre anche ai giovani. È un momento estremamente delicato in cui noi per primi abbiamo cercato di interrogarci circa quali sono i problemi e le riflessioni, le criticità, eventuali progettualità, preoccupazioni che stanno affliggendo un po' i ragazzi in questo momento che è veramente, veramente delicato, e abbiamo pensato che occorra un nuovo anche orientamento, un riorientamento su quelli che sono anche i servizi che possono essere a supporto dei giovani. È un viaggio che vedrà coinvolti gli esperti e tutti coloro e tutte coloro che lavorano in prima linea con i giovani tutti i giorni, ed è a loro che ci vogliamo anche rivolgere per farci aiutare in questo viaggio di comprensione e di orientamento di quello che appunto sta capitando in questo delicato momento storico. Cercheremo di ritornare più volte coinvolgendo i servizi che avremo modo di accogliere, diciamo, nelle nostre trasmissioni, cercando di capire a che punto siamo e se sta cambiando qualcosa. Oggi ci occupiamo di giovanissimi, quindi quella fascia di età che ci suscita un pochettino di preoccupazione per la loro particolare condizione. Gli è venuta a mancare la scuola, gli è venuto a mancare il mondo dei pari. Che cosa sta succedendo? Ne parliamo con chi appunto lavora in prima linea tutti i giorni con queste tematiche. Do il benvenuto ai nostri ospiti, Annalisa Masi, la psicologa responsabile dello spazio giovani di Via Sant'Isaia. Ciao Annalisa. Buongiorno a tutti, buona domenica. Federico Miceli, un giovane speaker di Radio Città Fucico che conduce Inside Out, una trasmissione in onda la domenica sera, domenica pomeriggio alle 17:30. Buongiorno, buongiorno a tutti. Federico, per adesso non ti sentiamo, ma dopo torniamo da te e do il benvenuto anche a Francesca Volpe, la psicologa Francesca Volpe, con cui affronteremo la tematica del delicato rapporto genitori-figli in questo delicato momento storico. Perfetto. Annalisa, facciamo vedere il filmato sullo spazio giovani e poi siamo da te, torniamo con te. Sei dai 14 ai 19 anni, lo spazio giovani è per te. È un centro di consultazione dell'azienda USL, gratuito e riservato. Puoi venire con un amico o con un'amica che ti attenderanno giù nel cortile. Se invece preferisci venire con il genitore e lo vorrai, il genitore ti può accompagnare su. In portineria dovrai semplicemente dire: devo andare allo spazio giovani. Lo spazio giovani non c'è solo a Bologna, ma anche in provincia. Cerca quello più vicino a casa tua. Dagli psicologi puoi venire per parlare di problemi che puoi avere con te stesso o con gli altri e per confrontarti sulle tue emozioni. Puoi venire a parlare con me di contraccezione gratuita, gravidanza, rapporti sessuali e interruzioni volontarie di gravidanza.
puoi rivolgerti a noi per tutte quelle che sono le problematiche, i chiarimenti, le informazioni sull'apparato riproduttivo della donna e sulla vita sessuale e soprattutto per quel che riguarda la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. Purtroppo quest'anno abbiamo dovuto interrompere i nostri incontri con le scuole. Se hai qualche domanda che avresti voluto porci in quell'occasione, puoi scrivere o chiamarci. Adesso, per venire qui, è importante prima telefonare e prendere un appuntamento. Se è urgente, l'appuntamento ti verrà dato in giornata. Eccoci Annalisa, abbiamo visto più o meno una descrizione di quello che è il servizio e come si fa ad accedere oggi. Avete cambiato le vostre modalità, ci puoi spiegare? Sì, allora, prima del Covid i ragazzi si potevano presentare allo spazio giovani liberamente, l'accesso era appunto libero. Adesso non è più possibile semplicemente perché abbiamo una sala d'attesa con una capienza solo di 4 persone. E in più all'inizio, all'entrata del poliambulatorio c'è un checkpoint che chiede lo stato di salute di tutti quelli, gli utenti che frequentano il poliambulatorio, ragazzi compresi. E quindi è necessario prima telefonare, il che significa che il ragazzo, se ha un'urgenza, telefona e in giornata le viene comunque dato un appuntamento per le situazioni urgenti, ma un orario preciso in modo che arrivi e ci sia la possibilità di accoglierlo mantenendo tutte le sicurezze rispetto alla salute. Ok, i ragazzi possono venire da voi anche in anonimato, giusto? Sì, diciamo che quando arrivano al poliambulatorio, giù al checkpoint, non devono dare nome e cognome, mentre gli adulti devono dare proprio le generalità, loro devono dire semplicemente un appuntamento allo spazio giovani. Poi è logico che quando si trovano davanti il professionista, le loro generalità ce le devono dare per iniziare a dare una risposta congruente rispetto ai loro bisogni. Certo. Voi vi occupate di adolescenti e di sfera affettiva, avete delle preoccupazioni in particolare in questo momento storico? Ma in questo momento le preoccupazioni non sono tanto diverse da quelle di prima, nel senso che nella fase del lockdown rispetto a tutto il tema della sessualità e le protezioni corrette rispetto a questo tema, sappiamo che i ragazzi sono la maggior parte, ecco, diciamo così, sono rimasti in casa, non hanno avuto contatti. Adesso che invece la situazione è cambiata e che gli incontri, anche amorosi, avvengono, e la nostra preoccupazione è che i ragazzi comunque ci vengano a chiedere aiuto, anche solo per un confronto, per pensare al contraccettivo corretto, alla protezione corretta. E poi c'è tutta la sfera emotiva, che davvero può essere difficile in questo momento pensare a iniziare una nuova relazione amorosa. Come faccio, come mi comporto, ma dall'altro mi fido, quanto mi fido? E ci sono ragazzi in crescita, perché più giovani, perché hanno poche esperienze, che magari hanno anche bisogno di un confronto rispetto a questo tema e devono sapere che noi ci siamo, anche per questi che non sono problemi, non parliamo di situazioni patologiche, ma che fanno parte adesso della nostra quotidianità che va rimpostata e possono far venire dei dubbi, delle domande, e anche per questi motivi si può venire in spazio giovani. Certo, noi con un nostro progetto video che si chiamava all'epoca Codec TV, in cui andavamo in onda sempre con la redazione su 7 Gold, avevamo incentrato una trasmissione, un nostro appuntamento, una nostra trasmissione nel 2014 sull'HIV e la sessualità, e vi avevamo coinvolto, in particolare era venuta in studio la psicologa Eleonora Strazzari, ed emerse all'epoca un po' di difficoltà, soprattutto attraverso la progettualità dello spazio giovani all'interno delle scuole, emerse un pochettino di difficoltà del mondo adulto, diciamo del nostro mondo, nell'affrontare il mondo invece dell'affettività e della sessualità degli adolescenti. È cambiato qualcosa in questi anni?
Ma non è cambiato tanto, nel senso che pensare all'affettività di un adolescente per gli adulti significa prima di tutto pensare un po' alla perdita di questo ragazzo, di questa ragazza, nel senso che se si risvolge lo sguardo all'altro, all'iniziare ad avere rapporti, a iniziare ad avere anche delle amicizie particolari, delle relazioni, significa che un po' da noi adulti si sta distaccando. E la sessualità in qualche modo nella nostra società sembra un'affermazione forte, però fa ancora un po' paura come tema, non se ne parla liberamente, ci si scherza molto sopra, ma a livello approfondito, in modo che i ragazzi davvero arrivino a comprendere fino in fondo che cosa significa, cosa implica a livello del corpo, ma a livello soprattutto delle emozioni. Ecco, questa parte delle emozioni rispetto ai temi della sessualità e dell'affettività, io credo che non siamo ancora pienamente in grado come adulti di maneggiarla così tanto consapevolmente, tanto da aiutare e rassicurare anche i ragazzi. Ecco, quindi dobbiamo farci ancora molte domande. Noi ci stavamo chiedendo, in questo momento storico, è cambiata la possibilità per le ragazze e i ragazzi che accedevano allo spazio giovani di poter appunto raggiungere lo stesso. Prima i ragazzi che avessero voluto raggiungere Sant'Isaia, lo spazio giovani appunto in via Sant'Isaia, avevano una certa autonomia. Le restrizioni invece attuali, come sappiamo, limitano la libertà dei ragazzi di spostarsi in città e limitano anche lo scambio fra pari, come si diceva prima. Cosa pensi circa questo aspetto? È anche quello che abbiamo saputo poi dai telegiornali, dalle notizie, dalle varie videoconferenze a cui abbiamo assistito, ovvero che anche in casa è venuta a mancare l'intimità perché il numero di persone distribuite per casa facesse sì che appunto mancasse un'intimità di un'eventuale telefonata. Rispetto a questo, voi cosa pensate e se eventualmente ritenete necessario intercettare gli adolescenti con altre modalità, non essendoci più né la scuola né le modalità di prima? Ma sì, effettivamente questo tema della mancata intimità durante il lockdown e della allontanamento di tutte le sofferenze in alcuni tipi di ragazzi. Alcuni ragazzi che erano già più vulnerabili e più spaventati, diciamo così, dalle relazioni, dalla fatica delle relazioni, durante il lockdown sono stati in qualche modo rincuorati nel sapere che quella fatica lì la facevano loro, ma la stavano facendo tutti. Mentre adesso vediamo, tenete conto che noi vediamo soprattutto i ragazzi che ci vengono a chiedere aiuto, quindi è uno sguardo particolare, però sentiamo racconti di ragazze e di ragazze che fanno anche un po' fatica di nuovo ad uscire, perché alcune paure se le sono portate dietro, soprattutto poi se hanno alle spalle dei genitori e delle famiglie che sono altrettanto spaventate, per cui queste libertà le continuano un po' a limitare. I ragazzi devono sapere che allo spazio giovani possono venire tranquillamente, ma che se hanno i genitori che per qualche motivo non vogliono farli spostare troppo all'interno della città, gli spazi giovani ci sono anche in provincia, quindi c'è la possibilità di trovarne uno anche più vicino alla propria abitazione. E credo che questo vada tenuto a mente un po' per rassicurarli, ecco, su questo tema. Certo. Certo. Prima del Covid voi avete fatto in tempo a chiudere la rassegna cinematografica Gli adolescenti al cinema, giusto? No, mancava purtroppo un bellissimo film che parlava di identità di genere, ma quello non ci siamo riusciti, ma tre li abbiamo fatti, sì. Ottimo. Federico, anche lo Spazio Giovani ha inteso parlare di alcune tematiche attraverso il cinema ed è un po' quello che fai tu
nella tua trasmissione Inside Out, appunto in onda su Radio Città Fujiko. Non sei uno psicologo, come ti è venuta questa idea di trattare questi ambiti attraverso il linguaggio della cinematografia? Ma semplicemente questo è un format radiofonico, appunto come dicevi tu, che si intitola Inside Out su Radio Città Fujiko, che mette in comunicazione due mondi, cinema e psicologia fondamentalmente. Quando si parla di psicologia, purtroppo, ahimè, si parla anche di tematiche complesse e difficili, e soprattutto quando ci si rivolge, diciamo, ai giovani, quindi agli adolescenti, parlare di psicologia può alle volte annoiare. Quindi ho deciso, insomma, di, attraverso la cinematografia, quindi film e le serie TV, di alleggerire un po' il tutto. Secondo me si parla forse troppo poco di psicologia. Io ho deciso di parlare di questo, insomma, di questo binomio tra cinema e psicologia proprio perché ci sono molti pregiudizi nei confronti, diciamo, dello psicologo. Chi va dallo psicologo, ahimè, viene etichettato come, diciamo, un reietto, no? Un malato mentale. Molti hanno paura proprio di rivolgersi allo psicologo, quando in realtà, secondo me, una chiacchierata con un esperto, anche di problemi che non devono scadere, diciamo, nel patologico, può sicuramente fare molto, molto bene. Anzi, vi racconto proprio di due episodi, di due ragazzi che, seguendo la mia trasmissione Inside Out, avevamo deciso di fare una puntata sull'ipocondria e un'altra, diciamo, sul disturbo bipolare, mi contattarono proprio privatamente. E una dei due, in questo caso una ragazza, mi contattò appunto permettendosi a piangere. Io insomma, non capivo chi fosse, mi spiegò che dalla mia puntata aveva capito che molto probabilmente lei soffrisse del disturbo, insomma, bipolare, aveva degli sbalzi d'umore irragionevoli e ingiustificati. E quindi da questa semplice puntata, anche perché io mi rivolgo appunto a degli esperti, non sono uno psicologo, nell'arco della puntata noi ci rivolgiamo a dei psicologi, quindi che parlano di psicologia. Sentendo questa puntata sul disturbo bipolare, lei si è decisa di rivolgersi ad uno psicologo e intraprendere un percorso appunto terapeutico con un esperto. Quindi io ritengo che la radio deve essere sì un mezzo di comunicazione, di intrattenimento, ma anche di approfondimento su certe tematiche. Questo format su Radio Città Fujiko, insomma, Inside Out, cerca di fare questo. Bene, tra l'altro parlando di temi psicologici, mi dicevi che avevi delle curiosità in particolare e hai coinvolto appunto la nostra ospite, la psicologa Francesca Volpe. Noi ringraziamo la dottoressa Annalisa Masi, psicologa responsabile dello spazio giovani di Sant'Isaia per il suo prezioso contributo. In chiusura di puntata daremo alcuni riferimenti presenti anche sul nostro sito. Annalisa, grazie mille per essere stata con noi e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, a presto. Grazie, a presto. Federico. Sì, come dicevi, sì, ho deciso, insomma, di coinvolgere anche in questo, insomma, tuo appuntamento la dottoressa Francesca Volpe, che è una psicologa clinica e dell'adolescenza. Buongiorno dottoressa, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Federico, buongiorno a te. Cominciamo, l'altoressa appunto si occupa appunto di adolescenza, del rapporto adolescenziale, quindi si rapporta anche con molti adolescenti, e in questa tematica, all'interno di questa puntata, dottoressa, sappiamo che appunto a causa del lockdown e quindi delle restrizioni che ci hanno imposto a rimanere, insomma, all'interno delle nostre abitazioni, credo che quelli che hanno sofferto di più siano forse gli adolescenti. Come sono secondo lei migliorati, peggiorati i rapporti tra adolescenti e genitori? Anche perché non dimentichiamo che la reclusione molto spesso è stata ore e ore a contatto con i propri genitori. Certo, la quarantena è stata sempre una grande sfida e continua ad esserlo sia per i genitori ma anche per i figli. Questa presenza forzata 24 è una condizione raramente si è verificata, anzi penso mai, nella normalità, nel gestire proprio le tensioni legate all'età da parte dei genitori, quindi questa è un'età di scontro, di ribellione, e ovviamente tutto questo è all'ennesima potenza nel momento in cui si inizia H24. E nel voler dare, diciamo, la parola ai giovani, io ho una pagina chiedendo, valuto che lo potrei aprire, un blog, un spazio, diciamo, nel quale si possano confrontare gli adolescenti, chiedere il parere di un esperto, ma anche uno spazio per i
genitori. È stato un post tempo fa nel chiedere ai ragazzi, ai genitori, come procede la quarantena. Ho avuto le risposte più disparate. La cosa che pesa di più ovviamente è la mancanza di libertà. È banalmente, per esempio, di una lite con un genitore, ok, molti mi dicevano prova a chiudermi in camera, ma mio padre, mia madre entra lo stesso. Ecco lì che viene a mancare uno spazio di privacy dove i ragazzi possano stare, perché non tutti hanno il privilegio magari di avere un terrazzo, un cortile vicino a casa e tutto. Quindi chiudere la propria camera è l'ansia di potersi isolare. Quello che manca è sicuramente la relazione con l'altro, il confronto con i compagni di scuola, con gli amici del calcio, e la relazione con l'altro per una costruzione anche proprio di una propria identità, di un senso di autostima e così via. Quindi sicuramente questo è stato il problema più rilevante. D'altra parte molti hanno, mi ha detto, io finalmente ho riscoperto il piacere di passare del tempo con i genitori, perché comunque la frenesia dei ritmi quotidiani, le routine, gli impegni, raramente è possibile per un adolescente, per un genitore passare del tempo, ma che sia anche del tempo qualità, questo è fondamentale. Quindi da un giorno all'altro i nostri ragazzi si sono ritrovati chiusi in casa forzatamente, e alcuni mi dicevano: dottoressa, credevo che non avrei resistito neanche 2 giorni. Invece molti mi dicevano: credevo che mi sei annoiato a morte, che avrei passato tutto il mio tempo al cellulare, sul letto. Quello che è importante per i genitori è far capire che restare in casa significa essere in vacanza, è la lotta più piacevole di aver condotto. Quindi far sì che i ragazzi costruissero una loro nuova routine, impegni in qualcosa. Questo è stata forse all'inizio la lotta più grande, la grande per un genitore. Questo sicuramente. Sare che... Chiedo scusa, insomma, ai nostri... chi ci sta godendo, ma purtroppo ci sono dei problemi tecnici legati al wifi che non ci permettono di vedere, o meglio di ascoltare, come vorremmo la dottoressa. Dottoressa, ma volevo chiedere a questo punto quali consigli lei si sente di dare agli adolescenti, quindi anche ai genitori, per affrontare questa uscita, quindi dal lockdown, questa reclusione, perché ancora le restrizioni, ancora ahimè ci sono, la scuola è finita, i compagni di scuola ormai non si possono, insomma, più vedere. Quali consigli lei si sente di dare ai giovani e soprattutto ai loro per vivere questa situazione che stiamo ahimè vivendo e che è legata appunto al lockdown e al Covid-19? L'ascoltarsi reciprocamente, quindi il tempo c'è, metterci veramente tutta la volontà da parte sia dei ragazzi e dei genitori, evitare di dare i divieti che siano fino a se stessi, facendo sì che i ragazzi si responsabilizzino ma che interiorizzino le cose, quindi non fare, non, ma spiegare cosa ci sta dietro ad un divieto. Molto spesso i genitori, i ragazzi mi dicono: mia madre appena attacca a parlare mi fa un sermone, mi fa una testa così, ed è lì che il dialogo e va bene dire. Rispettare la privacy dei nostri ragazzi, questo è fondamentale. Se dopo una lite tuo figlio si chiude in camera, lascialo sbollire in camera, non aprire la porta e non iniziare a fare rimproveri e a imporre divieti. Quindi ascoltarsi e saper, insomma, ascoltarsi reciprocamente, dialogo ma al compromesso. I genitori... Quindi la regola principale è secondo me è fondamentale, creare, gestire il tempo, fare delle cose insieme, no? Quindi molti mi hanno detto: io i ragazzi
ragazzi mi hanno detto: ho l'occasione di dare il bianco in casa con mio padre, cosa che l'ultima volta si è verificata probabilmente quando ero in fasce, e quindi veramente da tempi memorabili non passavo del tempo con mio padre nel fare qualcosa. Le ragazze magari si sono dedicate di più alla cucina, e quindi questo, il cucinare qualcosa con la mamma, oppure fare delle, alcune hanno coinvolto la mamma nel fare sport, quindi chi le ha coinvolte nel fare Pilates, chi tramite le console Zumba e le cose più disparate, è stato il mio rischio più la qualità dei rapporti. Mi fa piacere quindi che questo lockdown per alcuni insomma è stata la possibilità di riscoprire l'importanza e anche la bellezza dei piccoli gesti e delle piccole azioni quotidiane anche con i propri genitori. Quindi lasciamoci quindi anche con un messaggio, diciamo, di positività. Io ringrazio la dottoressa Francesca Volpe, dottoressa psicologa appunto dell'Ordine dei Psicologi della Liguria. Ricedo di nuovo la parola a Serena. E ricordo naturalmente chi volesse seguirci su Inside Out, noi abbiamo la pagina Facebook Inside Out On Air, la pagina Instagram Inside Out Radio, e da poco abbiamo deciso anche di inaugurare il nostro blog di Inside Out, che voi trovate tranquillamente su Google, pieno di articoli, di video, di contributi di vario genere, sempre che abbiano una qualche attinenza col cinema e la psicologia. Mi raccomando, quindi tutte le domeniche dalle 17:30 sulla Recita Fugita. Grazie Federico, ringraziamo la dottoressa Francesca Volpe per essere stati con noi. Ecco, la cosa che abbiamo capito quindi è l'importanza dell'ascolto. Noi prima di salutarci volevamo ricordare a chi ci sta seguendo alcuni servizi che riteniamo più che mai fondamentali in questo momento storico, che sono lo sportello di ascolto che le psicologhe del centro Dedalus, che è un centro di clinica psicoanalitica di Bologna, che si occupa della cura dei nuovi sintomi del disagio giovanile contemporaneo, hanno in collaborazione con noi qui, potete vedere dalla home page del sito di Flash Giovani la spiegazione del servizio e l'eventuale form nel caso in cui si voglia richiedere un appuntamento, chiaramente tutto garantendo l'anonimato. Le nostre psicologhe del centro Dedalus, a proposito di cinema e psicologia, si occupano anche di confezionare una rubrica una volta al mese che si chiama All You Need Is Freud, che potete sempre trovare sul nostro sito internet www.flashgiovani.it. E volevamo anche ricordare a chi ci sta ascoltando dove trovare gli sportelli di ascolto nella nostra sezione www.flashgiovani.it, nella sezione Vivere a Bologna, trovate sia gli sportelli di ascolto e anche trovate gli spazi giovani di tutta l'area metropolitana, quindi non solo di Bologna. Ve li facciamo vedere qui, scorrendo, trovate appunto altri spazi giovani nell'area metropolitana, quindi qui ci sono tutti i riferimenti che possono essere utili. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e lancio una call per tutti gli artisti e i performer che vorrebbero stare qui con noi in trasmissione, che hanno qualcosa da dire, che hanno prodotto delle canzoni o qualsiasi altra forma artistica e che hanno voglia di riproporla. Vi ringrazio, da Flash Live è tutto, ci vediamo la prossima settimana, buona domenica.